Cura, ma il video collezione, che dovevi fare una settimana fa. Cazzo, è vero? Dai, 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 lo facciamo adesso. Via, 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 via. Salve a tutti e benvenuti al video collezione. Prima di cominciarlo, vi invito a lasciare un bel like alla mia nuova pagina Facebook del canale, aperta proprio oggi. Vi lascio il link in descrizione. Senza indugi, adesso cominciamo subito. Lì in alto abbiamo la scatola della PlayStation 4 e della PlayStation 3 e qui davanti c'è tutto One Piece completo fino al 79, con anche le guide che, anche se mi dimentico sempre di mettere One Piece nei video acquisti, lo compro regolarmente. Qui sotto abbiamo questa bellissima statua di Vegeta della Banpresto, un piccolo Goku, che io lo adoro Goku da piccolo, e la sfera del drago 5 stelle, perché quella a 4 stelle l'avevano finita alla fiera del fumetto dove l'ho presa. Qui c'è il cofanetto di Monster Hunter Orange della GP completo, ovviamente il cofanetto. I due cofanetti della J-Pop di Sword Art Online, Aengard e Fairy Dance, perché ripeto che a me guardare gli anime annoia, salvo rare eccezioni, Helsing, e quindi preferisco sempre comprare i manga. Poi qui c'è tutto quel capolavoro di Medaka Box completo, tranne il numero 17 che è introvabile, a quanto pare hanno detto anche che è impossibile da ordinare nella mia fumetteria. Non so, se qualcuno ha qualche notizia lo scriva nei commenti. Qui abbiamo tutto Detective Conan completo, fino davanti e dietro, due file, fino all'85, con anche i 12 special cases. Lì sopra ci sono i quattro numeri di Kaito Kid e questa qui è Exaxion, completa, una serie veramente brutta. Non riesco a capire la gente a cui piace. Se a qualcuno piace Exaxion, me lo spieghi nei commenti. Continuiamo, abbiamo in questo scaffale i quattro numeri di Food Wars che sono usciti finora. A quanto pare la Goen non solo non è capace di far uscire le cose in tempo, ma non è capace nemmeno di fare le costine uguali. Poi qui abbiamo i due volumi di Tocco completa, il primo volume di Tocco Zero, i primi due volumi della Torre Fantasma. Molto bello, compratelo. Evangelion completa, la nuova edizione, quella bianca. Recuperatevi sto manga anche adesso che è uscita sta nuova edizione perché è veramente bello. Kuroime completa in 18 volumi, anche questa molto bella, l'ho fatta vedere nel mio video dei capolavori sconosciuti. Bella fino a un certo punto, diciamo fino a metà, e poi soprattutto il finale si perde. Comunque è comunque una bella serie da leggere. Quel capolavoro di Line Barrels of Iron, sfortunatamente interrotto al volume 11 dalla Flashbook, però veramente un bel manga dei robottoni. Se vi piace, compratelo. Anche questo l'avevo messo nel video dei capolavori inaspettati assieme a Kuroime. Jambor, i due numeri della Safety Edition e poi tutti quelli usciti della serie regolare, disegnato da Hiroyuki Takei, che è l'autore di Shaman King, quindi disegni più belli di questi faccio fatica a immaginarmeli. World Trigger, i quattro numeri usciti finora, uno degli shonen più originali degli ultimi anni, comprate anche questo. Seraph of the End, fino al quarto volume. Overlord, di cui ho parlato nell'ultimo video acquisti, il primo volume, e Tokyo Ghoul, tutti quelli usciti finora. Serie bellissima, assolutamente da avere se vi piacciono gli horror, diciamo, i misteri, anche un po' di, diciamo, poliziesco, perché comunque gli investigatori del comando anti-ghoul indagano. Una serie da avere in generale se vi piacciono i manga. E qui c'è la Pop di Iron Man. E adesso vi faccio vedere cosa c'è dietro, quindi toglierò questi volumi. Un attimo di pazienza. Ricominciamo da qui in alto dove c'era Medaka Box. Qui c'è l'artbook di Dragon Ball, guardate che bello, preso in sconto a una fiera a 5 euro, anche se un po' vecchiotto è comunque spettacolare, disegni spettacolari. Poi il cane che guarda le stelle di Takeshi Murakami, che è veramente bellissimo, anche questo era nel video dei capolavori inaspettati. Poi qui c'è Kingdom Hearts completa, la prima serie, poi Chain of Memories e la seconda serie. Poi Nekomajin, una storia autoconclusiva di Toriyama, che lui intende come seguito ideale di Dragon Ball, e questa la dice lunga su perché sia stato fatto Dragon Ball Super. Poi Capitan Harlock Dimension Voyage, che sto aspettando la Goen che pubblichi gli altri volumi, ma è la Goen, quindi aspetterò finché non diventerò vecchio. Bastard, fino al volume 15 e poi il 24 e il 25 così a caso. Sto cercando di recuperarla anche se un po' lentamente, però essendo così vecchia
faccio fatica perché o non li trovo o quando li trovo costano troppo. Qua giù abbiamo XS, un manual veramente veramente bello in 5 volumi, consigliatissimo. Returners 1-2, ecco questo non è tanto bello, è shinobi, tette, un casino di fanservice, questo invece non lo consiglio. Non so neanche se sia completo in 2 volumi oppure se continui. Poi Hot Gimmick, completa tranne il numero 8. Ho voluto approcciarmi con agli shoujo con questo, ma non mi è piaciuto per niente, sconsigliatissimo. Un po' di numeri della seconda serie italiana di Yu-Gi-Oh! Mi pare. Bullet Armors, questa c'è a chi piace, c'è a chi non piace, a me personalmente non è piaciuta, miniserie completa in 6 numeri, provate a leggerla, fate voi. Bleach, i primi 4 volumi, S completa, 16 numeri, misteri, corporazioni, non l'avevo ancora letta quando ho fatto il video dei capolavori inaspettati, ma ci entrerebbe anche questa a pieno titolo. Baroque, i primi 3 numeri e gli ultimi, visto che la GP non li stampa più, peccato perché sta serie mi piaceva abbastanza. I 2 volumi di Menu à la carte di Akira Toriyama, le storie brevi del maestro Toriyama. Poi andiamo qui, c'è Toriko fino al 15° volume con anche la guida, e qui voglio fare un piccolo inciso, se mi permettete, perché io ho ricevuto tante critiche per, diciamo, il trattamento troppo duro che ho riservato a Toriko. Non sto dicendo che sia una brutta serie, io dico solo che è sopravvalutata. Ma perché sopravvalutata? Sopravvalutata perché la Shueisha sta facendo di tutto per sopravvalutarla, con crossover tra One Piece e Toriko, Dragon Ball e Toriko, magari anche tutti insieme, sta facendo di tutto per elevarla all'opera capolavoro che in realtà non è. Paradossalmente di Gintama si parla meno ma è più letto, di Toriko si parla di più ma lo leggono meno persone. Mikami la chiappa fantasmi, un po' di numeri in sequenza, me ne mancano pochi, comunque serie carina, l'ho un po' rivalutata rileggendola. Gyver dall'1 al 30, senza il 16 perché anche quello, come il 17 di Medaka Box, è introvabile. E poi il 40 così a caso, sto cercando di farmela tutta questa serie ma faccio un po' fatica a trovare i numeri. E poi Dragon Quest, l'emblema di Roto, la vecchia edizione, fino al 14, uno shonen veramente veramente molto bello. Qui ho un po' di Amalgam, quindi universo Marvel, universo DC mischiati, le battaglie del secolo, Avengers contro Justice League, miniserie complete in 4 volumi, preludio a Ultra Force degli Avengers, questo qui è uno scaffale un po' con tutti gli speciali, poi Marvel Mix, Elektra, lo speciale estate dell'Uomo Ragno con anche Venom e Ghost Rider, un numero epico, tutto prima edizione, poi l'Uomo Ragno speciale numero 4 con Ghost Rider, se non si è capito mi piace Ghost Rider, speciale estate dei Fantastici 4, Dark Wolverine, lo speciale del figlio di Wolverine, speciale Assedio, speciale Shadowland, speciale Vendicatori, speciale Dark Reign, il fumetto del film di Devil, il fumetto del film di Spider-Man, il fumetto del film di Iron Man, e poi 3 Marvel Movie, uno di Iron Man, uno di Iron Man 3 e uno di Avengers. Il primo numero della miniserie di Moon Knight, che non ho continuato nonostante fosse bellissima. La miniserie completa in 3 numeri di Capitan America, Ghiaccio, che è forse la miglior miniserie di Capitan America mai fatta. Il primo numero della nuova edizione di Guerre Segrete, solo il primo, gli altri non li ho presi. Gli ultimi 2 numeri di Operazione Tempesta nella Galassia. Il 7° volume così a caso di Secret Invasion. Poi qui c'è Fear Itself completa, Avengers Extinction completa, AVX Versus completa, AVX completa, il prologo di Marvel Now, sì, avevo preso pure questo quando è uscita Marvel Now, proprio pieno di speranza ero. Poi Age of Ultron completa, i primi 3 volumi di Axis, mi manca l'ultimo, e i primi 3 volumi di Secret Wars, compreso lo Zero, che arrivato a sto punto mi faceva così schifo che non l'ho neanche continuato. Qui c'è un bellissimo modellino di un Evangelion che ci ho messo 30 anni a montarlo, preso a Lucca di quest'anno. Poi qui c'è Spider-Man 2099 completo, ci sono i Marvel.1, tutti quelli usciti. Poi qui ci sono un po' di speciali del Punisher, Psychoville, veramente bello, Fantasmi del passato, sempre con il buon Ghost Rider, l'ho preso solo per quello,
Space Punisher, gli ultimi due volumi della miniserie di Franken Castle, dove il Punisher combatte con Daken e Wolverine, e Punisher contro i Thunderbolts, che è stato forse uno degli unici volumi di Marvel Now che mi è piaciuto molto. Qui abbiamo Devil e Hulk Annual, il numero 1, un po' di Devil Classics, compreso il numero 1, poi qui c'è la serie di Daredevil, che ho iniziato solo perché c'era Ghost Rider come storia d'appendice, completa fino al 21, e poi anche qui con Marvel Now non mi piaceva più e l'ho smessa. Il primo volume del ciclo di Straczynski di Thor, in assoluto il mio preferito. Poi qui ci sono un po' di numeri della Corno, e qui un po' di Thor della Play Press. Questo è il telecomando del condizionatore, che è acceso perché fa un caldo boia. Questa è una statua bellissima di Rick Grimes, che avevo fatto vedere nel mio primo video collezione. E poi qui ci sono un po' di volumi di Thor vari, non sto a farveli vedere tutti, e ce l'ho fino al numero 5 della Marvel Now, con la saga del macellatore di Day, e poi mi sono stancato. Poi qui c'è X-Force completa, dal numero 0 fino al 17, completa al 100%. Poi qui c'è Indistruttibile Hulk, dal numero 1 fino al numero 3, anche quella mi ha fatto schifo. Due volumi speciali di Ultimate Iron Man, due speciali degli X-Men, un paio di numeri dell'universo Ultimate, qualche speciale sottiletta, qualche numero in lingua originale, e il primo volume in prima edizione di Guerre Segrete. Andiamo sotto, questi due scaffali, questo e questo, con questa bellissima statua di Rem, sono tutti dedicati al mio supereroe preferito, che è Iron Man. Abbiamo praticamente tutti gli speciali usciti, abbiamo la prima serie italiana, il numero 1, poi questa è la serie di Iron Man della Play Press, quasi completa, mi mancano tre numeri, questa è la miniserie tra la prima e la seconda serie italiana, anche questa è completa, poi c'è lo speciale Iron Man contro Venom, che cronologicamente si colloca qui, quindi l'ho messo qui. Poi la seconda serie italiana, quasi completa, mi mancano 7-8 numeri, ce ne sono 89, 90 e qualcosa, non mi ricordo. E poi c'è la terza serie italiana, questa è completa, tutta completa, fino al 62. La serie della Marvel Now, anche questa completa, con anche Superior Iron Man, tutta completa. Qui sotto ci sono tutti i numeri dell'Uomo Ragno che ho, non sto a farveli vedere tutti perché ce ne sono un centinaio, sono anche delle vecchie edizioni, poi ci sono più si va in qua più ci sono quelle recenti, e poi ovviamente c'è tutto quel gioiello di Superior Spider-Man fino all'ultimo numero, il 14, sfortunatamente è finito. Poi il primo di Amazing, per provare, ma non mi piaceva più dato che era tornato Peter Parker, diciamo. Poi qui c'è il primo volume di Spidey, molto bello, ne ho parlato nel video acquisti. Qui c'è la nuova serie di Amazing Spider-Man della nuova Marvel, lo speciale Vendicatori Uniti della Costa Ovest con Occhio di Falco, poi un altro speciale di Occhio di Falco, Avengers punto cieco, se non si è capito mi piace Occhio di Falco. Poi qui c'è la prima serie di Avengers, questo è il numero 1 di Avengers, autografato all'interno da Dell'Otto, è imbustato, non sto ad aprirvelo, però credetemi, è autografato. Quindi tutta la prima serie di Avengers fino al 15, che è l'ultimo numero, poi la serie di Avengers della Marvel Now, che ho fatto solo fino al 14 perché poi mi ha stancato. Poi Avengers, la nuova serie della nuova Marvel, che per ora mi sta piacendo. Qui ci sono un po' di Incredibili Avengers, anche questa serie all'inizio mi piaceva, poi l'ho droppata al volume 9 perché aveva smesso. Un po' di Capitan America, un po' di Capitan America vecchiotti, un po' di Capitan America più recenti, quella della rinascita degli eroi, poi quelli della un po' della Panini,
non troppi, non mi è mai piaciuto tanto Capitan America come personaggio, e poi fino al volume 4 della Marvel Now anche a Capitan America avevo dato un'occasione. Poi qui ci sono un po' di numeri dei Fantastici 4 vecchi, e poi fino al... pardon, qui c'è un po' di Silver Surfer, fino al volume 3 della Marvel Now, anche allora avevo dato una possibilità e non mi avevano impressionato più di tanto. Qui abbiamo un po' di roba di Ghost Rider, abbiamo il volume quello di Darkseid, la collana che usciva con la Gazzetta dello Sport, abbiamo 200% Marvel, uno con la storia di Daniel Ketch e uno con la battaglia per il paradiso, abbiamo la Collection, che sono le origini di Ghost Rider e le prime storie raccolte in un volumone, poi questo numero speciale in americano, che questo ve lo devo far vedere perché è una chicca, è... si apre addirittura così e mi fa la più che splash page, mi fa la splashona page, guardate qua, che figata. Lo tengo senza busta proprio per poterlo aprire. Poi un po' di All American Comics con le storie di Ghost Rider, un altro All American Comics con le storie di Ghost Rider, poi questi sono i numeri di Wiz su cui hanno pubblicato la saga del ritorno di Ghost Rider nel corpo di Daniel Blade, di Johnny Blade. È la serie del 94 di Ghost Rider, non completa sfortunatamente perché faccio una fatica assurda a trovarli. Ce l'ho senza buchi fino a 12 e poi ho il 16. Poi qui comincia Wolverine. Qui ci sono gli speciali, Arma X, Wolverine e la Tigre, Wolverine e Kitty Pryde. Poi qui c'è il Wolverine di Miller, che è spettacolare secondo me. Uno speciale di Wolverine progetto Lazzaro, Capitan America e Wolverine con il buon Cap Wolf. Un altro speciale di Wolverine, il numero 0 di Wolverine. Poi qui c'è un po' di Wolverine della Play Press. E qui ci sono un po' di numeri vari di Wolverine che non sto a farvi vedere. Wolverine l'ho seguito regolarmente fino al numero 6 della Marvel Now, poi ha cominciato a farmi un po' schifo e ho droppato pure lui. Wolverine e gli X-Men tutta fino al 21 della Marvel Now, poi anche Wolverine e gli X-Men mi ha stufato. Poi ci sono un po' di numeri degli X-Men qui che non sto a farvi vedere, c'è la miniserie completa X-Men Schism in tre numeri, poi ci sono i primi tre numeri della Marvel Now di I Nuovissimi X-Men, una serie che all'inizio mi aveva preso ma poi ha un po' perso il suo fascino, un po' di X-Men Deluxe, i primi tre numeri e poi un po' di numeri a caso, quelli con le storie che mi interessavano, non li ho comprati tutti. Ci sono un po' di X-Men 2099, a me piace da matti l'universo 2099, poi qui c'è Deadpool, c'è lo speciale Deadpool uccide Deadpool, c'è Deadpool 0 e poi qui c'è la serie regolare di Deadpool dall'1 fino al 27 e qui aveva cominciato un po' a stancarmi. Poi ho ripreso quella della Marvel Now che potete trovare qui sopra da qualche parte. Tra l'altro qui sopra ho anche alcuni fumetti e ho i due volumi di Tesori Disney International che vi ho già fatto vedere nei video acquisti. Questa libreria è nuova, l'ho comprata apposta perché in camera mia non ci stava più niente ed è tutta dedicata a Naruto quasi fino in fondo. Quando Naruto sarà finita l'edizione che sto seguendo io sarà completamente dedicata a Naruto. In cima troviamo il terzo artbook, non ho gli altri due, li devo recuperare, poi il kunai di Minato nella scatola, non sto a tirarvelo fuori, e una statua di Naruto Hokage. Poi qui c'è tutta Naruto, quelli usciti finora della Gazzetta dello Sport, tutta completa fino al 62. E qui in basso di fianco a Naruto c'è Breakblade, una serie veramente bella che consiglio a tutti. Sfortunatamente è stata interrotta al volume 9 da GP. Poi qua sotto ci sono c'è la Gonagai Collection, la Super Robo Collection di Gonagai con i robottoni di Gonagai, Gigrobo, Mazinger Z e Great Mazinger. E poi qui c'è una piccola chicca, ci sono i due Naruto Kizuna fanbook, il libro del cielo e della terra. Se vi piace Naruto dovete assolutamente averli questi. Perché? Perché qui dentro c'è tutto Naruto, ci sono le frasi più belle, le tavole più emozionanti, tutto Naruto. Voi anziché, se siete fan di Naruto, anziché rileggervi tutto Naruto, vi comprate questi e fate un riassunto delle cose che più sono belle ed emozionanti di questa serie. Qui davanti a questi manga ho questa bellissima statua di Gintoki Sakata del manga di Gintama, che sfortunatamente non sta in piedi da sola, sta in piedi con questo pezzettino di carta qui e io questa cosa la odio.
la statua di Mikasa dell'Attacco dei Giganti, la statua del terzo film di Evangelion e un piccolo Detective Conan. Poi qui sopra ho la moto di PK presa con Topolino, un po' di statuette di Detective Conan e questo Gundam che, come l'Evangelion, ci ho messo 30 anni a montarlo. Qui c'è Tiger and Bunny, serie carina e godibile nonostante tutte le critiche. L'Attacco dei Giganti Before the Fall, tutti i volumi usciti finora. Birth of Revile, speciale dell'Attacco dei Giganti 1 e 2 completa. Attacco a scuola coi giganti, bellissimo spin-off dell'Attacco dei Giganti. Anche questo, tutti i numeri usciti finora. Le due guide dell'Attacco dei Giganti, Inside e Outside. Il saggio L'Attacco dei Giganti, la scienza immaginaria dell'Attacco dei Giganti, molto bello, veramente molto interessante, una roba intelligente dell'Attacco dei Giganti. Se vi piace leggere non solo fumetti ma anche sfogliare un po' di pagine scritte, questo è veramente molto interessante. L'Attacco dei Giganti completa dall'1 al 18, tutti quelli usciti finora. Dragon Ball, l'edizione rossa, che nonostante sia esteticamente la più brutta, è stato il manga più venduto in Italia. Poi qui c'è tutto Hitman Reborn, completa dall'1 al 42, uno shonen classico, con le battaglie all'ultimo sangue, divertente a volte, verso la fine comincia un po' ad annoiare, comunque consigliato. Qui ci sono tutti i romanzi di Assassin's Creed fino a Black Flag. E dietro questa bellissima statua di Ryuk e un topolino che mi ha fatto la mia ragazza con il Fimo, abbiamo fino al volume 11 di Pandora Hearts. Serie veramente molto bella, un bel fantasy, che non ho continuato per motivi di soldi ma che mi piacerebbe recuperare. Soul Eater completa dall'1 al 25 e i due volumi di Conan contro Kaito Kid. Qui sotto abbiamo Mythos, una serie manga molto bella, fantasy, un po' vecchiotta che nessuno conosce, però se vi imbattete in questa serie recuperatela perché ne vale la pena. E poi qui c'è la vecchia edizione di Shaman King completa dall'1 al 32. Mi dovrò recuperare gli ultimi della Perfect per leggere il finale come si deve probabilmente. Sotto qui c'è Akame ga Kill dall'1 al 7, tutti i volumi usciti finora. L'unico manga imbustato della mia collezione, che è il primo volume di Bleach in giapponese che mi ha regalato un amico. E poi questa è Gintama di Hideaki Sorachi, il mio manga preferito in assoluto, fino al 18° volume. Non vedo l'ora che l'edizione della Star Comics arrivi al 19°, così posso ricominciare a leggere il mio bellissimo Gintama. E adesso toglierò i manga davanti per farvi vedere che cosa ho dietro. Dietro c'è Fate Tail, la nuova edizione dall'1 al 6, tutti quelli usciti finora. Okuto no Ken, l'edizione della Granata Press, non è completa, mi mancano pochi numeri. Poi qui abbiamo 5 numeri a caso di Keroro, che però leggo tranquillamente perché sono storie tutte separate. Il primo volume della Fortezza dell'Apocalisse, che dico sempre che ho appena un po' di soldi in tasca lo recupero, ma non lo faccio mai. Però è un bel manga, voi compratelo. Qui sotto ci sono i primi 3 volumi di One Punch Man, manga veramente bellissimo, bella parodia, i primi 6 volumi e gli unici 6 di A Flame Inferno, una serie veramente molto bella, un manhwa sfortunatamente interrotto al 6° volume per motivi di copyright. Abbiamo Gantz, la nuova edizione di Roya Oku, dall'1 al 7, tutti quelli usciti finora, uno dei seinen più belli che abbia mai letto, ve lo consiglio tantissimo. Mao Yu, il re dei demoni e l'eroe, dall'1 al 4, siamo al 9, adesso devo recuperare perché comunque è una bella serie che consiglio. The Swordsman, 5 numeri, ho letto solo i primi 2, però mi sembra veramente una bella serie. Sin, i numeri 1, 2 e 3, mi manca il 4, che sto cercando disperatamente ogni volta che vado a una fiera, e 3 numeri a caso di Kingdom. Qua sotto abbiamo Labyrinth, completa in 8 volumi. Legends, completa in 4 volumi, bambini che giocano con queste statuette da cui escono i mostri dappertutto in Giappone. Yaiba, un po' di numeri a caso di Yaiba, che se non sbaglio è stata una delle prime serie di Gosho Aoyama, che è l'autore di Detective Conan. Qui dietro abbiamo My Hero Academia, il primo volume in variant, non ho ancora preso gli altri perché il primo non mi aveva ispirato. Il primo volume di Death Note, anche qui prima o poi recupererò gli altri, tanto ho visto l'anime.
Utsuo completa, miniserie in 5 numeri, veramente bella, consigliata, una storiella semplice, però divertente, un bel manga. Pokémon Nero e Bianco dall'1 al 19, speriamo che la GP la finisca. Skate Dance dall'1 all'8 e poi il 12 così a caso. Skate Dance mi annoia un po' come serie e non mi fa venire la voglia di continuare a prenderla, forse un giorno lo farò. In questo scaffale di fianco al letto abbiamo dall'1 fino al 30 della collana della Gazzetta dello Sport, supereroi, leggende Marvel, e poi i primi due delle Battaglie del Secolo con Civil War completa, e poi i primi 8 della collana degli Avengers, che poi ho droppato per il prezzo troppo alto. Qui c'è un volume della Disney molto bello, La vera storia di 900, di Cavazzano e Faraci, veramente molto bella, consigliata a tutti quelli a cui piace la Disney. E qua su abbiamo PK, uno dei fumetti migliori della Disney secondo me, dall'1 al 20 di questa edizione bellissima rilegata completa, che contiene tutta la serie che era uscita negli spillati. I primi 5 volumi di Wizards of Mickey nella Legendary Collection c'era solo fino al 5, perché poi cominciava a far schifo. 13 dall'1 al 15, tutti quelli usciti finora, come dico sempre nei video acquisti, fumetto fantapolitico più bello del mondo, compratelo, è un capolavoro. Torgal, il primo volume, che ho preso non tanto perché era Torgal, ma perché era scritto da Van Hamme, Jean Van Hamme, che è uno degli autori di 13. Comunque non mi è piaciuto tanto e non penso che lo continuerò. Questo è un cartonato di Iron Man Extremis, con la saga di Extremis di Iron Man, autografato con dedica da Adi Granov. C'è qui quel capolavoro di V per Vendetta di Alan Moore e David Lloyd. Venerdì 12 di Leo Ortolani, l'omnibus con tutte le mini storie di Venerdì 12 di Leo Ortolani, che è l'autore di Ratman. E poi un volume che ho fatto vedere nell'ultimo video acquisti, ovvero la Deluxe, il primo volume della Deluxe di Monster Allergy. Anche questo veramente molto bello, disegni fantastici a parer mio. Qui sotto abbiamo il primo volume di una collana degli Avengers che non mi ricordo nemmeno, La battaglia degli dei. L'arrivo di Venom, il primo volume della raccolta che aveva fatto la Gazzetta di Spider-Man quando era uscito il film, quello di Raimi. Poi un 100% Marvel con Iron Man e Spider-Man contro Carnage, faida di famiglia. Il Season 1 di Iron Man, poi Marvel, il primo numero di Marvel Team Up, con il team up tra Spider-Man e Pantera Nera. Secret War, una miniserie bellissima raccolta qui in un volume unico, disegnata da Dell'Otto, spettacolare. Il numero 3 e due numeri 3 delle Marvel Collection, uno di Iron Man e uno dei Fantastici 4, che raccontano le storie classiche. Lo speciale di Capitan America, Stanotte muoio, veramente molto molto bello. Un po' di numeri di Spider-Man Deluxe, una raccolta dell'Uomo Ragno, e qui c'è lo chiamavano Gigrobo, il fumetto del film, che non è proprio il fumetto del film, ma vabbè. Qui c'è un volume bellissimo in prima edizione di L'Uomo Ragno e Wolverine, Percezioni di McFarlane, che tu dici il suo nome e vuol dire qualità, come la stella di Negroni. E poi qui c'è The Walking Dead, l'edizione della Gazzetta dello Sport, fino al 32, che è l'ultimo volume uscito. Qui sotto ci sono gli speciali di Ratman, Signore dei Ratti, Allen e poi tutti gli Star Rats, poi la serie di Ratman, un po' di numeri random fino al 68, che è quando ho iniziato a farlo regolarmente, e fino al 115, che è l'ultimo uscito. Poi qui ci sono un po' di tutto Ratman, presi a caso per avere qualcosa da leggere, e una statuetta di Ratman. E adesso vi faccio vedere che cosa c'è dietro, quindi devo togliere tutti questi fumetti. Ditemi buona fortuna. Là dietro ho un po' di numeri di Marvel Magazine, un numero del Giornaliere dell'Uomo Ragno, un po' di Star Magazine, un po' di numeri della Justice League della Play Press, un po' di Superman Classic e Le avventure di Superman, i primi due numeri delle Tartarughe Ninja e i volumi in omaggio che escono ogni tanto con anteprima. Abbiamo il primo volume della collection di Dylan Dog, quella a colori, e poi un po' di Dylan Dog, I colori della paura, che erano questi librettini
che uscivano tempo fa, forse escono ancora, con la Gazzetta dello Sport. Un po' di numeri di Martin Mister, quelli che mi sono piaciuti di più, c'è il Ratman enigmistico fatto, perché quando ero piccolo ho fatto il Ratman enigmistico, e un po' di numeri di Dylan Dog tra i miei preferiti. Poi un po' di numeri di Evangelion Second di Iron Maiden, che come serie mi fa veramente schifo. Un secondo numero 42 di Dragon Ball, tutto colorato da un bambino, non so se riesco a... ecco, guardate, l'avevo già fatto vedere in un video. E un po' di numeri di Cyborg 009. C'è Mitico, questa serie abbastanza bella italiana della Gazzetta dello Sport, un fumetto originale della Gazzetta dello Sport, scritto e disegnato da autori italiani, veramente molto bello, parla della guerra di Troia, recuperatevelo che non costa niente. Un po' di speciali della Disney, il primo numero di Scienza Papera e Topolino Story 1980. C'è Ratolic, la parodia di Diabolic di Ratman. Due volumi di Yu-Gi-Oh! In inglese, presi in un qualche aeroporto, cadono, mannaggia. Altri due fumetti in inglese che mi ha regalato, questo è in inglese, questo no, che mi ha regalato la mia ragazza. Un po' di numeri di Topolino, quelli un po' di numeri vecchi e un po' di numeri nuovi con le saghe di PK, che io sono un fan sfegatato di PK, poi un po' di altri fumetti Disney, compresa la ristampa del numero 1 di Topolino. Ultimo ripiano, ci sono 4 numeri sparsi di Ratman Color Special, il primo volume dei Micronauti, che non mi piace per niente come fumetto, Ratman Eroi per ridere, il volume della Gazzetta dello Sport, mi pare che raccoglieva, diciamo, i fumetti italiani migliori, fumetti italiani, autori italiani migliori, Martin Mister, La città delle ombre diafane, Dylan Dog 171 nell'edizione book, Dylan Dog Maxi, numeri 23 e 50, 24, 53 e 53, so parlare, sono stanco, della grande ristampa di Dylan Dog, numero 5 di Dylan Dog Color Fest, Outcast, la nuova serie di Robert Kirkman, bellissima, spettacolare, però non comprate il cartonato, comprate la piccolina, perché questa serie è da leggere in bianco e nero, se no perde un buon 50% del suo fascino. Le avventure del giovane Martin, un volume speciale di Martin Mister, un altro volume di Martin Mister, Il mondo dei robot, che è uno speciale di Nathan Never, un altro Martin Mister, altri volumetti piccoli, il numero 1, pagato profumatamente, dello speciale di Dylan Dog con anche l'enciclopedia della paura, l'unico Bonelli imbustato che ho, due numeri di A Panda Piace e il primo volume di A Panda Piace l'avventura. E poi qui c'è anche un volume del Faust in tedesco che mi ha regalato un mio amico dalla Germania. I primi tre numeri di Scottex Magazine e, per finire, Avarat mangiato dai miei ratti. Adesso, per chi interessa, faccio vedere la mia postazione gaming compresa di giochi. Cominciamo! Questi sono i giochi del Super Nintendo, The Legend of Zelda Link to the Past, Super Mario World e Super Strike Gunner. Poi c'è anche questo qui in giapponese che l'Aridaki mi aveva detto il titolo, ma io non me lo ricordo perché sono bravo. Questi sono gli unici giochi originali per la PlayStation 1 che ho, tutti gli altri sono piratati. Siphon Filter, Resident Evil 2, Bugs Bunny Lost in Time, Rainbow Six e il primo Rayman. Per la PlayStation 2 abbiamo Rayman 3, Ace Combat Squadron Leader e Ace Combat The Belkan War, gentilmente prestati dal cameraman, Ultimate Spider-Man, Marvel La Grande Alleanza, questa qui che è una piccola chicca, è il mio piccolo vanto, anche se non è raro come Rule of Rose, è comunque un gioco che pochi hanno ed è il gioco per la Play 2 di Nightmare Before Christmas, il ritorno del Bao Bao, la vendetta, attenti al Bao Bao, sarebbe Ubi's Revenge in originale. Poi c'è questo gioco qui di Paperino, PK, il gioco della PlayStation 2 di PK, io sono fanatico di PK quindi non potevo non averlo. Final Fantasy X, L'Hobbit, il gioco non del film di Peter Jackson ma tratto dal libro, Naruto Uzumaki Chronicles 2, non ho l'1, Xenoblade Resurrection, Il Signore degli Anelli, la terza era, che è un RPG a turni ambientato nel mondo del Signore degli Anelli che non mi piace molto, il primo Dragon Ball Z Budokai, R-Type Final, Volleyball Challenge, poi tutti sti giochi di calcio qui, anche questi qui in Platinum,
Li ho presi perché tutti insieme costavano tipo 3 euro. Ho detto, ma perché no? Però a me i giochi di calcio fanno schifo. Di giochi non di calcio abbiamo un'altra copia di Final Fantasy X, perché una delle due non funziona, non mi ricordo più quale, si crasha a un certo punto del gioco. E poi c'è uno dei miei giochi di Dragon Ball preferiti, se non il mio preferito, che è Dragon Ball Z Budokai 3. Qui c'è la Notre Dame Edition di Assassin's Creed Unity, che ho preso pieno di speranze, invece sto gioco faceva schifo e ho fatto male a prendermi la Notre Dame Edition. Yu-Gi-Oh! World Championship 2007, Left or Right, che ho preso a 50 centesimi da GameStop, Ben 10 Protector of Earth, che è un gioco a cui io non ho mai giocato, ho solo la scatola, e dentro ci tengo la R4 con i giochi piratati, ma non ditelo in giro. Star Wars Battlefront Squadrone Speciale, forse il miglior gioco di Star Wars per il DS. Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Tempo, io li ho giocati tutti ma gli altri li ho venduti, mi è rimasto solo Esploratori del Tempo. Pokémon Ranger, stesso discorso, li ho giocati tutti ma li ho venduti, mi è rimasto solo Pokémon Ranger. Pokémon versione Perla in inglese, Pokémon Soul Silver, avevo anche Platino ma sono stato scemo e l'ho venduto. Poi due Pokémon versione bianca perché una cartuccia si è rotta e l'ho ricomprato. Pokémon versione nera 2, Mario Kart 7 per il 3DS, Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros. 2, Pokémon X, Pokémon Rubino Omega e Yo-Kai Watch. E poi qui c'è l'unico gioco per Game Boy Advance che mi è rimasta la scatola, che è Pokémon Smeraldo. Tutti gli altri giochi per il Game Boy e Game Boy Advance sono nell'armadio e non hanno più la scatola, sfortunatamente. Questa è la TV su cui gioco e queste sono le mie console, cioè il Super Nintendo, la PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation 4. Ho anche la 1, però è nell'armadio, la tengo scollegata perché se voglio giocare un gioco per la 1 lo gioco qui, sulla 2. La statua di Edward Kenway di Assassin's Creed 4 Black Flag, in assoluto penso il mio assassino preferito, e quindi ho voluto comprare la statua. E qui ci sono tutti i miei giochi per la PS3 e la PS4. Quindi adesso vediamo di fare una carrellata. In Platinum ho Gran Turismo 5 Prologo, Oblivion, che a mio parere è molto più bello di Skyrim, FIFA 11, comprato a 50 centesimi, e il gioco di Avatar. La Collector's Edition della Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, la 2.5 Remix, la 2.5 Remix, poi tutti gli Assassin's Creed per la PS3, abbiamo Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations 3 e Black Flag. Mi manca solo Rogue, che visto che è uscito insieme Rogue e Unity, ho voluto dare la priorità a Unity perché era next gen. Però avrei fatto molto meglio a prendere Rogue perché mi sarebbe sicuramente piaciuto molto di più. Poi qui ci sono i miei giochi di Devil May Cry, c'è la Devil May Cry Collection con i primi 3 capitoli in HD, in HD per la PS3, Devil May Cry 4 e il reboot di MC Devil May Cry, che non è così brutto come la gente vuol far passare. Poi qui abbiamo il videogioco della leggenda di Beowulf, un po' di PES e un FIFA, che come per la PlayStation 2 ho preso perché costavano 1 euro e ho detto perché no, ma a me i giochi di calcio continuano a fare schifo. Quantum Theory, uno sparatutto abbastanza carino. Untold Legends Dark Kingdom, un RPG fantasy. Fear 2, Resident Evil 5, Resident Evil 6 e Revelations. E dopo aver giocato a Revelations ho detto basta, io non compro più un Resident Evil. Dragon Age Origins regalatomi dal cameraman. God of War 3 nella Essentials. Battlefield Bad Company 2, Tekken 6, Resistance 3, Dragon Ball Z Battle of Z, che come gioco di Dragon Ball fa un po' cagare. Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Ghosts, che prendo perché mi ha prestato un mio amico e quindi ce li ho qui. Deus Ex, The Last of Us, Beyond, due anime che non mi è piaciuto molto perché nonostante la storia fosse molto bella, a me le avventure grafiche fanno un po' schifo. Dead Space, Dead Space 2 e dopo il 2 non ho voluto prendere il 3. Final Fantasy 13, su cui darò la mia opinione nel prossimo vlog perché mi è stata richiesta. Demon Souls, Dark Souls, la Prepare to Die, Dark Souls 2,
normale, e Dark Souls 2 Last Color of the First Sin, anche questo prestato dal cameraman. Questi sono i miei giochi per PC. Non ne ho molti perché ho un Mac adesso e quindi non riesco più a giocare i giochi per PC. Ken & Lynch, Deadman, Brink, Overlord 2, Dark Sector, Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Arcade Hits 2 dell'Atari, Medal of Honor, Fallout 2 e Fallout. Flatout. So niente. E poi la Basement Collection dei giochi indie di quella persona che fa i giochi indie di cui non mi ricordo il nome. Giochi per la PlayStation 4: Minecraft, edizione per la PlayStation 4, che anche se non ci faccio gameplay, ogni tanto ci gioco anch'io e mi diverto. Dragon Ball Xenoverse, probabilmente il miglior gioco di Dragon Ball mai fatto finora, ve lo consiglio. Sword Art Online, Lost Song, carino all'inizio, poi può annoiare il gameplay. J-Stars Victory vs. Plus, uno dei picchiaduro tratti dagli anime probabilmente più divertenti che si possano trovare, soprattutto se ci giocate in compagnia con degli amici che sono nella vostra stessa stanza. Assassin's Creed Syndicate, un Assassin's Creed veramente bello che mi è piaciuto molto. E poi Assassin's Creed Unity, un Assassin's Creed che mi ha fatto cagare, probabilmente è l'Assassin's Creed che fa più schifo mai fatto fino adesso. Bloodborne, capolavoro della From Software, da giocare assolutamente, io l'ho platinato. The Order 1886, sparatutto di lancio della PlayStation 4, che però ha lasciato un po' a desiderare come trama, ecco, e come gameplay, tanta grafica e poi non c'è più niente. Lords of the Fallen, che voleva essere un simile Dark Souls come meccaniche di gioco, ma mi ha fatto veramente schifo. E quel gioiello di Dark Souls 3 Apocalypse Edition con lo steelbook. Questi sono i miei DVD, io prendo il DVD di tutti i film che mi piacciono praticamente, ma visto che il video dura già molto non ve li faccio vedere uno per uno, vi faccio solo dare un'occhiata così. Se voi volete che io faccia magari una parte del prossimo vlog o un video in sé per sé dove vi faccio vedere i miei DVD, scrivetemelo nei commenti. Bene, questa era la mia collezione aggiornata. Che vi devo dire, mi ha fatto piacere farvi vedere la mia camera. Se il video vi è piaciuto, se la mia collezione vi è piaciuta, lasciate un bel like, condividete il video e iscrivetevi se non lo siete ancora. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Dark Side, la collana che usciva con, se non sbaglio, non gliene frega un cazzo a nessuno, quindi aspetta un attimo. Su questo scaffale di fianco al letto abbiamo la polvere segnato da Simone Bianchi, che fa dei disegni spettacolari a parer mio. No, non è Simone. Cazzo, scazzato, è dell'otto, non è Simone Bianchi, sono un coglione. Vabbè. Ma ti droghi? Un pochino. Questi sono i miei DVD, ma visto che il video giura giura, il video giura, ragazzi, il video giura. Yeah.